anche se è stata una conferenza, diciamo, collocata in un orario problematico soprattutto per me, perché stavo facendo una cosa piacevolissima a Giulianova, stavo contattando quello che più mi interessa dell'Abruzzo, che sono le persone e le moltitudini di persone, e sto procedendo, come ho promesso, a tappe dinamiche e accoglienti a girare tutto l'Abruzzo, però ho sentito il bisogno di fare questo colloquio con la stampa perché ritengo che si debba scattare una fotografia che precisi di che cosa si tratta. A volte, quando si affronta, diciamo, la dimensione giusdetta del candidato D'Alfonso per la presidenza della Regione Abruzzo, ho voluto questo albergo non perché sono diventato di colpo un appassionato alberghiero, ho voluto questo albergo perché ha una oggettiva comodità di raggiungibilità. Questo albergo poi mi ricorda, diciamo, la mia prima qualifica assunta in atti giudiziari. Io non so quanti di voi ricordano anche questo passaggio. Io ho assunto una qualifica negli atti giudiziari anche importanti. Mi ricordo una relazione di 900 pagine che aveva come titolo Incantatore di serpenti. E questa qualifica io l'ho assunta addirittura perché un pezzo di lavoro e di incontri di lavoro che riguardavano il comune io lo realizzavo qui dentro per ragioni solo di comodità organizzativa. E mi ricordo questa qualifica di incantatore di serpenti, che addirittura è diventata anche una impostazione documentale di un processo, quello cosiddetto dell'urbanistica, me la sono tirata addosso e forse mi è pure rimasta come incantatore, poiché provai a convincere in una riunione per me di lavoro degli allora alleati socialisti di Pescara a rinunciare alla cosiddetta strada a Craxi per sostituire la strada a Craxi con un convegno sul riformismo socialista degli anni Ottanta. Dopo 6 ore di discussione, i miei interlocutori socialisti mi dissero: va bene, accettiamo, sei proprio un incantatore di serpenti. Ho ricostruito dopo, ovviamente solo dopo, che nella stanza nella quale io condussi quel pezzo di colloquio di lavoro c'era una forte capacità di memoria remota, mettiamola così. E la memoria remota sbobbinata determinò una titolazione incantatore di serpenti. Perché comincio con questa annotazione? Cari operatori della stampa, primo, voi avete sempre ragione. Davvero ne sono convinto, per cultura liberal democratica i giornalisti, quando producono informazione, fanno un servizio che secondo me in una nuova carta costituzionale si chiamerebbe bene della vita, perché fanno pubblica opinione. La democrazia vive anche di pubblica opinione. Io ho conosciuto attività di accertamento su ogni nodo della mia vita privata e pubblica. Ho fatto memoria stamattina, nel mentre andavo a Giulianova, quanti processi hanno visto impegnato il mio senatoriale avvocato Mia. Ne ho contati 9. Processi che si sono conclusi non appena il tempo lo ha permesso, perché solo per fatto di tempo, tutti con assoluzioni perché il fatto non sussiste. Ve li ricordo perché secondo me, nonostante che voi, alcuni e molti di voi, hanno anche tradizione di conservazione documentale, però quando è tanto il lavoro c'è il rischio che qualcosa scappi. Io sono stato processato
perché ho aiutato una dottoressa a trovare una sede di lavoro più consona rispetto ai suoi bisogni di cura, poiché aggredita da un tumore al cervello rovinoso, sono stato processato per abuso, corruzione e concussione. Sono stato assolto, anzi, tecnicamente, prosciolto davanti al GUP di Pescara per abuso, per concussione. Sono stato prosciolto davanti al GUP di Chieti per abuso e sono stato assolto in Cassazione per corruzione. Concorso d'Ezio, una dicitura non tecnica, perché non era il concorso oggetto dell'accertamento, era la modalità di accesso al concorso. Sono stato assolto su 4 capi di imputazione, su 5, davanti al Tribunale di Pescara, e il 5° capo di imputazione, ancorché, diciamo, scomparso, estinto per prescrizione intervenuta, ho chiesto di essere esaminato e giudicato, assolto con formula piena in appello, ribadendo la conferma delle assoluzioni anche di primo grado, oltre che sul 5° capo di imputazione. Per l'urbanistica sono stato prosciolto davanti al GUP. Per il cosiddetto processo Auswork sono stato assolto davanti al Tribunale di Pescara. Per Ecosfera sono stato assolto davanti al GUP dell'Aquila, avendo chiesto rito abbreviato, quindi ha il valore di una sentenza, non di un proscioglimento. Sono stato processato in attività istruttoria del PM per l'opera di Toyo Ito, prosciolto dallo stesso PM, per la Pescara Calcio. Sono stato anche processato per omicidio, questo voi non l'avete mai saputo. Quando ci fu il famoso sparo che tolse la vita a Pagliari, su denuncia, io dico oggi comprensibile, dell'avvocatessa della parte danneggiata, io sono stato inserito in quel fascicolo giudiziario e processato per omicidio, prosciolto davanti al GUP. Sono stato prosciolto per la denuncia fatta anche da Pastore, poiché sottoposto secondo lui a violenza o psicologica o privata. Mi rimane una contestazione fatta dal pubblico ministero competente davanti al collegio del Tribunale di Pescara per il cosiddetto processo Maremonti. Mi si contesta in questo processo un concorso in falso a proposito di una perizia di variante. Tenete conto che la veste giuridica mia in quel procedimento è sostanzialmente e misuratamente pari a zero. Questo naturalmente me lo sottolinea il mio avvocato, ma poiché ho dedicato 6 anni a studiare le carte, mi ci sono iscritto anche alla facoltà di giurisprudenza, posso anche cominciare ad esprimere opinioni personali. Non ho nessuna veste tipica che mi faccia entrare da protagonista in quel procedimento. Si tratta solo di attendere il tempo per avere la sentenza dell'organo collegiale competente. Voi, come sapete, io non ho mai parlato di procedimenti giudiziari, avendo sempre coltivato la distinzione tra l'accertamento della giustizia e l'attività politica. Io sono un convinto liberal democratico e credo nella distinzione dei piani. Ho sempre collaborato con le autorità competenti previste dall'ordinamento per l'accertamento della verità, dicendo, rispondendo, producendo memorie, mai scansandomi dalla mia responsabilità o di indagato o di sottoposto ad accertamento. Voi mi dovete riconoscere anche, credo anche i giornali, diciamo, più militanti, che non ho mai proferito una parola, una che rimpicciolisse il lavoro di coloro i quali hanno fatto attività di accertamento della verità. Mai detto una parola su una figura inquirente, su un pubblico ministero, su un pezzo di lavoro del pubblico ministero e neanche su coloro i quali dopo hanno organizzato l'attività giudicante. Eppure in qualche caso
diciamo, con un supplemento di lettura anche nella fase dell'attività di indagine, si poteva evitare un eccesso di lavorio successivo degli organi previsti all'ordinamento. Vi parlerei per esempio del processo urbanistica o anche del processo riguardante l'accesso concorsuale di Dezio o della vicenda concernente anche il cosiddetto processo ecosfera all'Aquila. Bastava una lettura, diciamo, con il giusto tempo, con il giusto tempo, perché, come dice Amato, il migliore Amato, insegnante di diritto pubblico, c'è il diritto penale, c'è il diritto amministrativo e c'è il diritto civile. Vedete, io quando si è trattato di essere giudicato dai cittadini, ho sempre avuto un giudizio positivo. Mi sono candidato ogni volta e ogni volta sono stato eletto. E sono stato candidato anche nel pieno di attività di accertamento penale. La seconda volta che sono stato rieletto a Pescara, uno dei pochi casi in Italia di vittoria del centro-sinistra, quasi in una condizione, diciamo, di monocolore, io mi sono candidato, sono stato rieletto al primo turno avendo sostanzialmente la maggioranza assoluta solo sul lavoro stimato nostro da parte della cittadinanza. Ed era allora in pieno svolgimento una impegnativa attività di indagine. Sono stato sottoposto all'accertamento della magistratura contabile. Vi riportiamo sotto gli esiti, li potete assumere anche da un sito www.scuoladiregione.it, gli esiti di accertamento della magistratura contabile a proposito della sana gestione contabile dei miei 2000 giorni di governo al Comune di Pescara. La riflessione che voglio fare è la seguente. Alcuni organi di stampa, facendo naturalmente il loro lavoro, hanno riprodotto la centralità di un punto di vista dello spazio che l'ordinamento stabilisce come luogo di confronto dialogico tra accusa, difesa e soggetti giudicanti. Il punto di vista dell'avvocato dell'accusa è un punto di vista fondamentale, ma è uno dei tre punti di vista. C'è il punto di vista dell'avvocato dell'accusa, c'è il punto di vista della difesa e poi c'è un atto che si chiama sentenza o verdetto che viene prodotto dall'organo collegiale. Se solo volessimo fare una lettura quantitativa, io ho ricevuto, anche rispetto al cosiddetto processo più impegnativo, Ausworth, la difesa del mio avvocato che ha la stessa consistenza dell'atto di accusa dell'avvocato dell'accusa, ma ho avuto una sentenza di assoluzione articolata, della quale non devo essere io a descrivere i punti di forza. Vedete, mi si è detto sempre: ma D'Alfonso ha frequentazioni con gli imprenditori, D'Alfonso ha un'idea anche del ruolo dell'impresa che probabilmente è eccessivo. Allora, io sono molto convinto del fatto che il diritto penale debba presidiare il potere che la democrazia consegna alle classi dirigenti, poiché il potere, che è la funzione pubblica di amministrazione, che la democrazia consegna ai dirigenti, è un prestito che dura 5 anni, in corrispondenza del quale periodo la classe dirigente deve realizzare obiettivi di trasformazione di un territorio e di una comunità in maniera tale che funzioni di più. Nel momento in cui tutti gli atti della mia amministrazione sono stati ritenuti corretti, guardate che io sono stato sottoposto a livelli plurimi di accertamento, TAR, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, autorità giudiziaria, penale. Le mie migliaia di delibere e di atti provvedimentali come sindaco sono stati tutti validati dalle autorità di controllo. Nel momento in cui è stata sanzionata positivamente, sanzionata e sancita positivamente tutta l'attività decisionale, non è possibile ancora apparentare, avvicinare, per esempio, l'attività di sostegno che a me viene
sempre, anche in questi giorni, da chiunque entra in contatto con la mia proposta politica. Io vi devo rivelare che anche in queste settimane, in questi giorni, ho ripetute dichiarazioni di sostegno organizzativo, elettorale, culturale, programmatico ed economico da parte di pezzi importanti di società abruzzesi, di cittadini singoli, di giovani, di pensionati, di imprenditori, di artigiani. E io ritengo che l'aiuto economico alla classe dirigente che si candida è una forma elevata di consenso. In America i democratici americani si vantano della capacità che hanno di assumere, prima ancora del voto, una forma di consenso che è il sostegno economico, finanziario, programmatico e organizzativo. Io quello che chiedo, ci si concentri nel ricostruire tutto quello che abbiamo fatto a Pescara, in provincia di Pescara quando ho fatto il presidente della provincia, a Pescara quando ho fatto il sindaco, e si rilevi un solo atto che possa avere le fattezze della non correttezza procedurale. Lancio una sfida ai giornalisti: se le aree di risulta fossero state il grande boccone che pure è stato descritto, come mai a distanza di 59 mesi il comune di Pescara non è stato capace di appaltare quell'importante progetto di trasformazione, sito trasformando? Allora, anziché essere un problema quello che noi abbiamo realizzato con procedura validata come idonea in quei 2000 giorni di mio governo, quella è stata una capacità realizzativa sul piano amministrativo che il giudice penale, mobilitato dalle accuse dell'opposizione, ha anche verificato e ha riconosciuto come pienamente corretto. Addirittura io affermo che quella procedura faceva esclusivamente gli interessi della città. Vedete, io non solo mi candido, ma mi candido due volte. Mi candido per fare quello che c'è da fare in Abruzzo e mi candido per rimediare a quello che non si è fatto nei quinquenni passati. Mi candido due volte. E mi candido per fare in modo che almeno una volta in questi lunghissimi quinquenni che abbiamo alle spalle sia la cittadinanza a decidere chi vince. Guardate, scrivetelo. Io sono la garanzia che renderà certo il fatto che saranno i cittadini a stabilire chi vince le elezioni. Non sarà una stanza d'albergo che avvantaggia, né sarà una lettura o rilettura pornografica di atti processuali che l'ordinamento italiano stabilisce che quando c'è una sentenza, quella sentenza è dichiarativa. Io sono convinto che una stragrande maggioranza crescente di abruzzesi la pensa in un certo modo. E il modo in cui la pensa, sono convinto, mi consentirà dal 26 di maggio di fare il presidente della regione per 5 anni. Io quello che chiedo, entriamo nel merito. Fatemi domande precise su tutti gli aspetti riguardanti la mia vita e la mia attività. Però mi piacerebbe alla fine che quando si vota in Abruzzo si voti su storie di vita personale e politica, ma soprattutto su ciò che si deve prefigurare a favore dell'Abruzzo. Io ho scritto una lettera ad un progettista bravo che sta aiutando da un pezzo la nostra città, la nostra provincia e domani spero anche la regione Abruzzo, al professor Siviero, affinché mi aiuti a concepire un progetto esecutivo a favore di questa città, sapendo che faremo tanto a favore anche delle altre città, ma questo capitolo riguarda solo Pescara, poiché ritengo che Pescara si debba dotare anche di un ponte che guardi al cielo. Il ponte del cielo di Pescara verrà progettato in una forma, diciamo, di corresponsabilità anche sociale
dal professore Siviero, al quale io chiedo a titolo individuale di farsi carico di una prima redazione progettuale. E non mi vorrei trovare nella condizione agiata di pagare questo sforzo progettuale di cui ha bisogno la città di Pescara in questa forma di concordato anche amicale su base di dichiarazione d'amore verso Pescara, attivando qualche riconoscimento di responsabilità nei confronti di chi non sta portando rispetto nei confronti della verità. Io mi sono rivolto ad un avvocato per misurare la correttezza di ciò che si è scritto. E guardate che io non ho mai ragionato in questi termini, perché sono convinto che la democrazia si nutre anche di combattimento di posizioni. Io già una volta un giornale l'ho condotto a versarmi 120.000 euro che sono sul mio conto corrente e mi consentiranno una parte delle piacevoli ed evocative iniziative politiche che terremo in queste settimane. È un giornale importante dello spazio culturale del centrodestra italiano. Un avvocato bravissimo di questa città, molto capace di difendere ma anche di portare in giudizio, l'avvocato Briolini, mi ha permesso questo dono straordinario al quale io, diciamo, non davo nessuna certezza preventiva. Mi sono sentito con l'avvocato Briolini per misurare la correttezza di ciò che si è scritto. Lo faccio perché non è giusto rappresentare pornograficamente ciò che è accaduto e che a me ha prodotto tanto dolore. Cari giornalisti della libera informazione, io per uno di questi processi, che è stato anche nutrito da una certa attività di indirizzo della stampa, sono stato violentemente sottoposto a interruzione di un mandato democratico datomi dai cittadini. Allora, io so che la politica viene, oltre che da polis, anche da polemos, che significa guerra, ma c'è un limite invalicabile, al di là del quale ci sono affetti, debolezze, delicatezze anche di vita familiare. Io sono stato rieletto nell'estate del 2008, prendendo la maggioranza assoluta dei voti di Pescara, unico caso in Italia in quella tornata elettorale, e a distanza di quasi 6 mesi sono stato impedito nello svolgimento della mia funzione. Guardate che non è un fatto normale questo. Questo è un fatto che ha le caratteristiche della violenza. Io non ne ho mai parlato in pubblico perché sta scritto in un taccuino: quando avrò la possibilità di fare il parlamentare, e me lo consentiranno i cittadini e nessuna forma di assunzione di partito, sarà uno degli argomenti che io affronterò con la mia dedizione personale, culturale e professionale. Fare in modo che in Italia il toglimento della libertà conosca l'attività di organi collegiali. Vi ricordate la mia battuta? Per dare una licenza da pesca nelle acque dolci ci vogliono 3 persone, per togliere la libertà ad un cittadino ne bastano 2. Quell'atto di violenza è scritto sulla storia di dolore della mia vita personale e familiare. E vi assicuro che quell'atto di violenza non rimarrà così sospeso. Perché quell'atto di violenza parte da un progetto lontano, del quale conoscerete tutto quando la campagna elettorale delle regionali sarà finita, quando ci sarà una sedimentazione del come, del perché e della ragione per cui poi si è consumato quel tipo di bombardamento nei confronti di una persona. Guardate che quella sentenza che è intervenuta l'11 di febbraio del 2013 ha cancellato le ragioni di quell'atto di violenza. Allora io mi meraviglio perché a distanza di 90 giorni dal voto degli elettori in una campagna elettorale torna
la rappresentazione da orda barbarica del punto di vista dell'avvocato dell'accusa. Sono pronto a qualsiasi livello di confronto con chiunque. Non rinuncerò però a confrontarmi con i cittadini abruzzesi, che sono gli unici depositari del diritto di scegliersi la classe dirigente. Ho dimostrato di avere risorse fisiche, risorse intellettuali, risorse culturali per reggere qualsiasi fronte. Però vi assicuro che da oggi comincia anche un'altra premura da parte mia. Organizzerò una provvista finanziaria per fare opere pubbliche ulteriori con coloro i quali lederanno la dignità della mia persona e della mia famiglia. Organizzerò una provvista finanziaria chiedendo risarcimenti, danni a ogni piè sospinto, perché non è possibile che si neghi financo il valore incidente e cogente delle sentenze. Sarebbe stata correttezza la riproduzione, anche del punto di vista della difesa e integralmente nelle parti affrontate, della sentenza dei magistrati, che per l'ordinamento italiano è l'unico luogo che stabilisce la verità dei fatti. Concludo, cari amici, con una annotazione. Sono l'unica garanzia per questa regione, dopo le esperienze che ho fatto, che non mi rimpicciolisco mai neanche davanti alle minacce. Io non mi rimpicciolisco, cioè non mi scanso rispetto alle responsabilità. Io ho conosciuto in questa regione lunghissimi quinquenni, di rimpicciolimenti di ruoli, di nascondimenti e di attività dichiarative non è mia competenza. Io invece sono candidato per edificare una regione gigantesca, competente, che si assume le responsabilità e adotta provvedimenti contro i problemi della regione. Non saranno né gli inviti sguaiati di presumibili candidabili interessati solo a dimostrare la loro esistenza in vita, né appelli da orda barbarica a determinare difficoltà per questa straordinaria campagna elettorale che io sto portando avanti. Mi aspetto che la libera stampa organizzi forum e confronti di qualsiasi tipo per far emergere qual è l'idea migliore di Abruzzo. Concludo richiamandovi le 6 delibere della sezione regionale di controllo per l'Abruzzo della Corte dei Conti, in cui hanno esaminato con piena conoscenza del diritto amministrativo e del diritto della contabilità degli enti locali come sono state adottate le delibere del Comune di Pescara nei 2000 giorni di mio governo e di mia sindacatura. Guardate, non avere attività di accertamento senza avere combinato nulla è facile. Avere atteggiamento di accertamento dopo aver realizzato molto è facile, è difficilissimo invece essere sottoposti ad accertamento senza avere combinato nulla. Noi in Abruzzo abbiamo visto anche questo, attività di accertamento che hanno preso di mira classi dirigenti senza che hanno combinato nulla. I miei processi penali, le cause vinte davanti al TAR, le cause vinte davanti al giudice civile, i pronunciamenti della Corte dei Conti, il pronunciamento del giudice penale, i voti dei cittadini hanno pienamente validato ogni volta che io mi sono assunto la responsabilità del pubblico potere. Concludo con un'annotazione. Ci sarà una ragione raccontabile per cui ogni volta che mi candido vinco le elezioni. Io la ragione la vedo qui, che le cose che dico le faccio e le cose che faccio coincidono con le cose che dico. E sono contentissimo quando vado in giro a pescare altrove e mi trovo circondato solo
da un consenso che attende l'urna per essere versato dentro come segno elettorale. Io spero che questo non dia fastidio. Io spero che in Abruzzo l'idea di democrazia non sia nutrita dall'abbattimento dell'avversario o dall'impedimento all'avversario della corsa. Questa è l'unica regione in Italia nella quale nottetempo, quando cioè il tempo non lo consentiva più, sono state cambiate le regole elettorali. Cari giornalisti, scrivete, con l'aggiunta d'Alfonso, le regole elettorali, se devono essere modificate, verranno modificate nei primi 12 mesi di governo. Gli ultimi 12 mesi di governo saranno 12 mesi bianchi, nei quali verranno esibite solo le fotografie delle cose fatte. Non si toccherà la legge elettorale, non si allungherà la durata della legislatura, non si faranno leggi da orologeria che impediscono a qualcuno la candidatura. Nel 2005 io dovevo essere il candidato alla presidenza della giunta regionale, i sondaggi mi davano l'80%. Nottetempo alcune figure si sono prese per braccio e hanno organizzato la modifica della legge elettorale, nottetempo, a tempo scaduto. Una stampa, diciamo, non indifferente allora, condusse anche una battaglia per la ricostruzione dei fatti e delle ragioni per cui si pervenne a quella legge. C'è una specie di irregolarità, direbbe Gianfranco Miglio, ogni 5 anni si prova con qualche espediente. Aiutatemi ad invitare quelli che vogliono bene all'Abruzzo di fare competizione elettorale producendo idee e raccontando fatti. Io personalmente ho sempre vinto facendo questo. E di persone che mi volevano abbattere ne ho incontrate tante, sono tutte scomparse. Tutte, non per ragioni fisiche, per ragioni elettorali. Se ci sono domande, qualsiasi essa sia, sono pronto. Scusa, è un passaggio che è fatto. L'aiuto economico è una forma elevata di consenso. Pensi di pubblicare l'elenco dei tuoi... Assolutamente sì. Scrittori? Allora, colgo questa occasione, Antonio De Frenza. Mi pongo il problema di chiamarti Antonio perché in Abruzzo una interlocuzione data alla seconda persona potrebbe produrre anche un racconto chissà viziato come. Ho reso noto che il camion, che è il principale strumento di spostamento in Abruzzo, è di proprietà di un mio concittadino del passato di Letto Manuppello che si chiama Camillo Addario. Non ha mai vinto un contratto col comune di Pescara, né mai ha fatto un lavoro con l'ANAS presso la quale non ho nessun ruolo decidente, perché anche di questo si è prodotta giusta domanda. Camillo Addario mi ha reso disponibile questo camion, che è un due assi, poiché il terzo asse è la proposta, è la qualità di proposta che noi ci mettiamo sopra. L'autista che mi accompagna è suo nipote, che è compagno, diciamo, di attività di sport e di interessi sociali di mio nipote a Letto Manuppello. La benzina che abbiamo presunto di spendere assomma grosso modo a 3 o 4 mila euro. Farò l'elenco dettagliato di tutti quelli che mi aiuteranno. Sono circondato da volontari che mi aiutano nella conduzione della sede elettorale e che mi fanno tutto il lavoro di supporto. È chiaro che quelli con i quali mi trovo con maggiore affiatamento li rivedrete spesso anche accanto a me nelle funzioni che la legge e l'ordinamento consentono come rapporti fiduciari. Abbiamo organizzato un conto corrente grazie al quale perverranno aiuti di ogni tipo, sia l'aiuto che è capace di dare un cittadino singolo, sia l'aiuto che è capace di dare un imprenditore, finanche un sacerdote mi ha detto che è disposto ad aiutarmi. Dicendovi però, cari amici giornalisti, che il problema non è l'aiuto dell'economia privata alla democrazia, che io continuo a dire è una qualità. Il problema è l'uso del potere che si fa. Il potere che noi abbiamo usato si è dimostrato che non ha prodotto convenienza particolare ad alcuno. Anzi, abbiamo determinato l'utilizzo. Abbiamo determinato
l'utilizzo delle risorse del privato cittadino imprenditore a favore delle esigenze della collettività. La famosa opera di Toyo Ito, nella sua produzione materiale, è costata zero alla pubblica amministrazione. È il frutto di un concordato competitivo con banche e soggetto privato operante a Pescara. Noi lanceremo dal governo della regione Abruzzo una serie di appelli a quelli che hanno la forza di produrre ricchezza. Agli imprenditori chiederemo di ospitare presso di sé stagisti e tirocinanti, se vorranno avere il bollino blu per partecipare ai bandi della regione. Una lettura tortuosa, ficcante, progettata del diritto penale potrebbe arrivare a concepire che questo mi produce consenso, per cui ci sarebbe la convenienza del consenso e per cui ci potrebbe essere una volontà, diciamo, anche concussiva per induzione. Poiché la dico, la spiegherò e la dettaglierò, sono convinto che anche quelli che sono capaci di elaborazione progettuale mi daranno il voto, poiché è di tale quantità il bene che si fa che ci sarà la sospensione di una lettura anche iniziata. Quindi renderemo certo e noto tutti quelli che mi sostengono. Troveremo la maniera anche di dare evidenza a quelli che mi danno il tempo, la forza fisica. Io quando vado nei paesi sono sempre ospitato a pranzo nelle case di quelli che mi conoscono, che ho la fortuna di essere conosciuto almeno nel 60% dei comuni d'Abruzzo, di avere proprio confidenza. Ha un valore economico anche l'invito a pranzo di una famiglia privata. Vedremo la maniera. Questa conferenza stampa l'ho fatta senza concordare col mio avvocato Milia, che sarebbe stato contrario. Però come dare densità di notizia alle forme anche naturali di aiuto che io ricevo, lo concorderò con Milia per renderlo, diciamo, perfettamente ricostruibile. Io vengo da un paese che ha sempre esaltato la cultura del dono. Si è donato il tempo per spegnere l'incendio nella casa altrui, si è donato il tempo per fare la raccolta del grano, e ritengo che la democrazia sia anche una grande espressione di donazione di tempo, di idee, di militanza, di motivazione. Io non credo all'inferno, né nei paesi, né nelle democrazie, né nelle regioni. Questa regione si salverà e troverà le ali se ripristina la sua dimensione comunitaria, dove chi più ha, più dà. E il potere dovrà rispettare le regole del gioco. Su un fatto giudicatemi, se utilizzerò mai il potere per fare convenienza a qualcuno. Sto facendo l'impossibile per far venire il presidente della Croazia a Pescara per la mia illustrazione tematica di visione dell'Abruzzo. Se il presidente della regione croata mi chiederà che vuole venire, con un mezzo, diciamo, veloce di spostamento, mi ritroverò davanti al tema di come consentire lo spostamento. Vedrò se c'è una nave veloce, se c'è un elicottero. Per esempio, sono diventato molto amico di un consigliere provinciale di centrodestra che ha in proprietà un elicottero, il quale già due volte mi ha dato gentilezze organizzative di questo tipo. Pare che la distanza sia su misura della forza di questo elicottero. Lui è di centrodestra, dovrei essere in zona sicurezza. Io ce la penso così. Se fosse possibile, se potessi, io direi: evitiamo anche un dispendio inutile di risorse per attività di accertamento che sbattono contro il muro, perché almeno sul 49% di queste attività di accertamento bastava una interlocuzione dialogica bonaria. Questo non me l'avrebbe mai permesso l'avvocato Emilia. Certo, non ha aiutato una certa rappresentazione della stampa. Io mi ricordo ancora i titoloni sull'inchiesta Caligola, i titoloni, oppure un titolone riguardante il cosiddetto processo Maremonti, per il come si scrive strada fantasma. Sembra quasi che la strada non ci sia e le risorse sono scomparse. Le risorse ci sono. Il progetto c'è, il bisogno di quell'opera c'è, non c'è ancora la strada perché il cantiere non è potuto partire per una inidoneità urbanistica da una parte e per un comportamento astuto
viziato e viziante di alcuni che giustamente devono essere sottoposti ad accertamento e devono pagare se si riscontra l'errore che loro hanno fatto. Ma le risorse ci sono e io, da Presidente della Giunta regionale, comunicandolo alla Procura della Repubblica, voglio recuperare le ragioni di quella popolazione ad avere la strada dopo che hanno pagato tutti quelli che hanno sbagliato. Mi si è anche iscritto su quel processo, non da parte del PM, sia chiaro, non da parte del PM, che io avrei fatto turbativa d'asta. La turbativa d'asta è una fattispecie chiarissima. Uno turba un'asta per fare in modo che il gaudente sia uno anziché un altro, liberamente individuato dal mercato. Il decuius, cosiddetto guadagnante dell'aggiudicazione, si è visto assumere a sé quel contratto non da un'aggiudicazione di una stazione appaltante che discrezionalmente ha operato, ma da un giudizio del Consiglio di Stato, cioè a seguito di un contenzioso. E io mi sono trovato letto che avrei fatto turbativa d'asta. Adesso è chiaro tutto, va bene tutto, come mi dice anche mia sorella che sta in America, uno che fa politica e che ha una dimensione pubblica deve accettare questo e anche quest'altro. Però esiste un limite. Io mi sono posto il tema del limite dell'azione politica in un convegno impegnativo che è stato anche ricostruito e riraccontato. Esiste un limite che è invalicabile. Io dovrei augurare altrimenti a tutti quelli che producono articoli di questa fatta di trovarsi loro una volta protagonisti e bersaglio di questo livello di racconto. Rispondendo alla domanda di deferenza, non solo renderemo noto, qualcosa in più vorrei fare. Oltre la resa nota, che ci sta? Di far parlare quelli che mi aiutano ogni volta. Io voglio rendere indiscutibile questo, cioè la libertà della loro scelta, il non negoziato nell'avere il loro ausilio. Però io non ci rinuncio al fatto che un cittadino possa volere aiutarmi col voto, con l'idea, con l'accoglienza nel suo garage, a farmi una riunione, con un aiuto anche economico che lui deliberatamente decide di darmi. E io credo che questo sia il nutrimento della democrazia. Dopodiché i cittadini hanno la possibilità di votare senza influenze né di camere d'albergo né di ricostruzioni pornografiche da orda barbarica. Io non ho mai citato un mio avversario per un problema che lui ha avuto. E con questo non voglio avere il diritto di non essere citato dal mio avversario. Il mio avversario faccia quello che ritiene. Si concentri su ciò che vuole, si concentri anche su quel pezzo di radice tematica di democrazia che finisce con Zia, faccia quello che ritiene. Io parlerò dell'Abruzzo perché sono interessato a vincere le elezioni, ad assumere impegni con gli abruzzesi e poi a produrre provvedimenti. Io ho già chiaro tra me e i miei collaboratori quali saranno i primi 10 provvedimenti che adotteremo. È su questo che io metto la quinta. E gli altri che mi vengano dietro, facendo quello che loro ritengono, perché so che c'è stato un certo rullare di tamburi a Teramo dicendo beh, adesso insomma abbiamo pareggiato i conti, va bene così. Ecco, tornando un po' al merito di questa, sì, dell'inchiesta che ha provocato poi questa tua conferenza stampa, no? Non l'inchiesta. No, l'inchiesta giornalistica, dico. Complicato. Quella che lei ha definito l'inchiesta che, sono complicato. Tutti elementi già sappiamo, già noti, già tra, peraltro agli atti dei processi sentenziali, assolutamente diciamo nulla di inedito. Però ecco, questa che lei ha definito una ricostruzione diciamo pornografica e da orda barbarica, poi insomma le mette insieme una serie di elementi. Quelle legate ad esempio non so, ai suoi conti che per un anno e mezzo insomma non avrebbero visto uscire un euro, quella di questo sistematico ricorso all'utilizzo dei contanti, questi continui sostegni da parte diciamo di familiari e conoscenti, ecco, tutti elementi riconosciuti assolutamente legittimi anche poi in fase processuale, ma ecco, lei da questo punto di vista, per sgombrare ulteriormente il campo da ogni ombra, si sente di aggiungere qualcosa? Si sente di Ho fatto una deposizione
durante la seduta del tribunale che mi ha convocato appositamente, tra l'altro avevo anche l'appesantimento di una caduta dalla mia bicicletta per rispondere a un cittadino che mi chiedeva se poteva avere un'accelerazione per una prestazione di diagnostica. Io ho risposto al telefono, ho perso il controllo del manubrio e sono caduto. E riguardava Cianchetti, tra l'altro, Ettore Cianchetti, perché non riusciva ad avere una prestazione all'altezza da questo formidabile primario di senologia. Ho parlato 9 ore e grazie a Dio esiste memoria remota delle mie 9 ore di deposizione. Certo, io ritengo legittimo che il pubblico ministero difenda il suo lavoro. Credo di essere stato fortunato nell'avere, per quanto riguarda l'accusa, pubblici ministeri solerti, inattaccabili dal punto di vista dell'imparzialità. Che il pubblico ministero che si è occupato di me sia una persona inattaccabile sul piano dell'imparzialità non c'è ombra di dubbio, perché non si è risparmiato. Credo che nessuno possa pensare che tutto il tempo che ha avuto a disposizione lo abbia dedicato per far emergere tutti i lati della verità che lui ha cercato di far emergere. Sono convinto che non si è distratto mai, sono convinto che non abbia mai frequentato alberghi che abbiano potuto togliere tempo alla sua concentrazione, perché dell'albergo a me interessa il fatto che abbia rubato tempo alla funzione istituzionale, che uno può fare quello che vuole, l'importante è che non tolga tempo alla funzione istituzionale. Io sono certo che il pubblico ministero che si è occupato di me si è occupato di me con la bravura che tutti gli riconoscono, con l'imparzialità che io stesso gli riconosco, perché nessuno può dire che abbia avuto, diciamo, un cedimento nell'apprezzamento del lavoro che ho fatto da sindaco e che abbia rimpicciolito la tenacia accusatoria che deve essere la caratteristica dell'avvocato dell'accusa. E ritengo anche pienamente legittimo la difesa ai livelli ulteriori del lavoro che ha fatto. Immaginiamo se avesse rinunciato all'appello. Che si sarebbe detto? Ho letto ieri in uno specchio giornalistico online, e la parola specchio non è casuale, che sarei stato aiutato non so da chi, amico non so di chi, poiché a sua volta questo secondo chi parlerebbe con Napolitano, presidente del CSM. Voi immaginate se non ci fosse stato l'appello davanti ad un processo di quella fatta, cartacea e documentale. In quel lavoro che mi ha visto accusato, c'è il lavoro di un commercialista che credo abbia spremuto tutte le sue meningi. Un cattedratico di un'importante facoltà universitaria che ha dato luogo ad una prestazione lavorativa, secondo me, al massimo della sua elaborazione. Non a caso l'autorità competente lo ha pagato come si è ritenuto giusto corrispondere a quella prestazione, sia intellettuale che professionale. Insomma, non è stato un lavoro qualsiasi quello che si è determinato. Guardate che non mi è mancato nulla, non mi si è fatto mancare nulla. Per quanto riguarda, per esempio, le dimensioni di casa mia a Letto Monopello, si è utilizzato, credo io, una delle persone più libere dell'architettura di Pescara e provincia. Una persona scevra da ogni rischio di stanchezza. E si è concentrata questa figura in maniera esclusiva a valorizzare il punto di vista dell'accusa con l'autonomia professionale che deve avere un consulente. Quindi a me non ha fatto difetto nulla. Si è financo detto che i due pubblici ministeri che sono venuti ad ascoltare il loro capo della procura emerita, della procura emerito di Pescara, siano stati pubblici ministeri in un qualche modo, come si può dire, di sensibilità affine. Quei due pubblici ministeri hanno coltivato l'accusa nel processo Caligola trattino Ecosfera.
I due pubblici ministeri del famoso convegno sui limiti dell'azione politica sono quelli che hanno coltivato l'accusa contro di me rispetto al processo Caligola. E non è una critica che io esprimo, davvero, credetemi, aiutatemi ad usare gli avverbi. Lì c'è stato un report della polizia che ha stampigliato una telefonata tra due persone, vi posso dire anche chi sono, uno che si chiama Lamberto Quarta e un altro che si chiama Ivano Villani, parlando tra loro in macchina, hanno descritto, l'uno ascoltava di più, l'altro parlava di più, hanno descritto quello che voi avete anche trascritto in ordine alla mia condotta personale. Si è omesso il fatto che comprensibilmente chi parlava rispetto a chi ascoltava era fortemente risentito in quella breve stagione di tempo, poiché io non ero stato nella condizione di poter fare una candidatura al Parlamento. Alla luce di questa trascrizione raccolta dalla polizia con la solerzia che solo la polizia ha, e anche qui facendo un lavoro secondo me encomiabile sul piano della puntualità, sulla base di questa trascrizione i magistrati dell'accusa hanno assunto e realizzato l'amministrazione obbligatoria dell'azione penale. Guardate che mancava completamente il fatto. Un giornale abruzzese involontariamente ha scritto 42 milioni di euro, invece erano 42 mila euro, tre volte. E anche lì io penso che si sia trattato un involontario errore, perché quando il lavoro è tanto può accadere questo. Ma guardate che davanti ad un lavoro di 42 milioni c'è una esagitazione che si può produrre in capo alla democrazia di un territorio. Ma per me anche questo si iscrive, diciamo, sul piano della comprensibilità, perché non parliamo di una realtà cimitero che è l'Abruzzo. In questa regione accadono tanti fatti, per cui stare dietro ai fatti a volte omette anche un dimagrimento della serietà del racconto. Allora io quello che vi voglio dire, cari operatori della libera stampa, ricostruite. Io scriverò una cosa comunque su queste esperienze che ho vissuto, e non sarà a senso unico naturalmente, mi farò aiutare, sono per esempio alla ricerca di una vicinanza di bravura del professore Fiandaca, che ho avuto modo di apprezzare studiando i testi che mi sto laureando in giurisprudenza, mi farò aiutare da qualche figura in pensione della magistratura abruzzese. Io voglio ricostruire dei passaggi della mia esperienza giuspenalistica. Per esempio, non ho ancora capito che cosa è successo nel mese di dicembre del 2008, quando io parlai e risposi a tutte le domande del GIP e ci fu un andirivieni di fogli di carta. Mi farebbe piacere riuscire a dare un contributo di storicizzazione. Quello che è certo è che la storia di Pescara poteva prendere anche un altro corso. Se dovessi dire che cosa ci hanno perso i pescaresi dal mancato svolgimento del secondo mandato della mia sindacatura, non avrebbero avuto un porto invalidato, avremmo creato condizioni di collaborazione effettive con l'Aquila per attivare davvero tutti i cantieri possibili della ricostruzione, dando luogo ad una forma di collaborazione all'altezza, avremmo curato un piano di sviluppo dell'aeroporto che potesse specializzare l'aeroporto per quanto riguardava le rotte e le funzioni, avremmo fatto in modo che anche ferrovie italiane si fossero occupate del nodo ferroviario di questa città. Però si è ritenuto di interrompere quel corso e io, col realismo liberal democratico, mi sono dedicato a difendermi. Riconoscetemi questo,
Dopo 6 anni è la prima volta che dico una parola sempre rispettosa nei confronti di ciò che è stato il fatto giuspenalistico. Trovatemi una parola fuori misura che io abbia detto che non abbia precisato il mio rispetto liberal-democratico per chi lavora nelle attività di accertamento della giustizia. L'ho fatto oggi perché sono stato un po' spinto da persone che ho in necessaria altissima considerazione, che sono i miei figli. Se ci sono altre domande, non abbiate pudore. Il prossimo convegno magari potrebbe essere sui limiti dell'azione penale. No, lo dico come provocazione, perché siamo, diciamo, cittadini democratici, potremmo intervenire su tutto. Perché io talvolta vedo, cioè, basterebbe applicare lo Stato di diritto, però ci sono molte strutture. Io, quando il mio partito mi diceva che mi voleva fare prese di posizione di solidarietà o comunicati a vario titolo di vicinanza, dicevo che mi è sufficiente quello che mi mostra e mi ha mostrato la cittadinanza anche nei momenti caldi dell'accertamento della verità. Voi siete giornalisti, siete venuti ai miei convegni, avete visto qual era l'amicalità su cui ho sempre contato ogni volta che ho fatto iniziative pubbliche. La politica deve al momento giusto, con la serenità necessaria, fare riforme per evitare alcune storture quando queste ci sono. Quello che è certo è che una volta eletto alla presidenza della regione, voi vedrete una regione che si mette alla stanga. Ricordate questo sostantivo stanga, quante volte l'ho utilizzato. Dal 26 di maggio voi vedrete una regione che si mette alla stanga, che è interessata anche a pacificazione istituzionale. Mi farò un giro per un confronto istituzionale in tutti i luoghi dove si amministra il rigore, poiché voglio concordare una forma collaborativa con loro per rendere anche più celere l'attività di accertamento, per fare in modo che anche sul piano territoriale si possa aiutare chi ha questo compito delicatissimo in un consorzio civile. Per esempio, rivendico il fatto di essere stato il presidente della provincia di Pescara che ha consentito, facilitato e financo aiutato il finanziamento della costruzione della nuova questura di Pescara. E sono stato il sindaco di Pescara che ha messo in esercizio il nuovo tribunale di Pescara, assumendomi una grandissima responsabilità con l'allora procuratore della Repubblica e con l'allora presidente del tribunale, che quella struttura non è ancora agibile pienamente, come l'ordinamento vorrebbe. Per cui continuerò con un atteggiamento di straordinaria collaborazione e io non conosco, vi prego scrivetelo, non esiste nel mio vocabolario sentimentale il risentimento, l'offesa, non esiste. Per me è tutto razionalizzato e laicizzato. Certo, mi fa piacere se mi si riduce la quantità di dolore inutile che soprattutto i miei familiari vorrei che non vivessero. Se ci sono altre domande, altrimenti vi ringrazio molto e vi auguro ogni bene. Dal 1° di marzo sono in aspettativa dall'ANAS e in questi giorni sono in ferie.